Ciao a tutti i follower del blog e del canale YouTube e di Facebook, di Twitter, eccetera. E questo video per fare un po' il punto della situazione di tutte le letture che mi aspettano e la pila è abbastanza lunga. E anche degli ebook che credo di avere già messo sul Kindle e sto controllando adesso perché mi sono resa conto che sto iniziando questo video senza aver visto se ho il file sul Kindle e ce l'ho, ma non ho la copertina. Va bene, ve la metto poi dopo in scorrimento. Vediamo un po'. Allora, i libri sono che vi sto per proporre, mi sono stati tutti inviati, per cui sono abbastanza fortunata in questo periodo. Qualcuno lo recensirò presto perché l'ho letto. Oppure farò dei video, delle video recensioni. Adesso devo decidere. Non l'ho comprato, ma perché dovevo assolutamente comprarlo, visto che una delle mie autrici preferite finalmente ha scritto un altro libro. Ma andiamo con ordine. Allora, uno dei libri che mi sono stati inviati, e quindi vi parlo prima di quelli non fantasy, è quello di Francisco De Paola ed è Buongiorno Principessa. Edito Corbaccio, copertina rigida. Pagine 302, circa 302, e vediamo, togliendo la sovracoperta, abbiamo il libro con l'intestazione e sulla costa il nome del libro in, diciamo, sfondo grigio e copertina rigida, l'ho già detto. La copertina è meravigliosa perché è coloratissima e in rilievo. Sia la scritta che il cuoricino, ed è un romanzo probabilmente adolescenziale. L'ho iniziato ed è abbastanza adolescenziale, anche se comunque la scrittura è abbastanza interessante, abbastanza diciamo corposa, con non di quei libri diciamo semplicistici. E parla appunto di sei ragazzi, ognuno con la propria personalità, che vivono dei drammi soprattutto amorosi e che sono compagni di scuola. Quindi penso che diciamo, tutto il libro verterà sulla loro crescita, sui loro scontri, incontri, sui loro punti di riflessione, perché tra l'altro loro diciamo, mettono in discussione, affrontano delle tematiche e secondo me per insomma, i ragazzi 16 anni, 17 anni sarebbe un buon libro. Sono arrivata a circa pagina 107, quindi sono a buon punto, scorre veloce ed è anche simpatico ed è ovviamente immerso in un tessuto abbastanza moderno, tecnologico, si parla di messaggini su WhatsApp, quindi è davvero molto, molto carino. Poi il prossimo libro si chiama Toni Tormenta ed è un thriller ed è scritto da una italiana, Rosanna Rubino. È edito Fanucci e parla di una, diciamo, si menziona una branchia probabilmente della Fanucci che è Crono, probabilmente la sezione dedicata ai thriller. Le pagine sono 233, copertina rigida anch'essa, togliendo la sovracoperta abbiamo un libro completamente beige, senza nessuna iscrizione. Diciamo, l'argomento si aggira intorno a questo ragazzo che è visto un po' strano dalla società, viene anche definito ritardato, in realtà probabilmente è anche un piccolo genio. E farà un incontro particolare con una ragazzina di nome Marla, che è una ragazzina albina. E probabilmente il libro si girerà intorno appunto al loro incontro e anche al loro allontanamento, così cita appunto la trama. E Tony nasconde un segreto, ovviamente stanno a scoprirlo. Il prezzo di questo libro è di 12,90. Non vi ho detto il prezzo del libro di Buongiorno Principessa, 14,90.
Andiamo avanti. Il prossimo libro è Il bacio della morte della giunta editore. Questo l'ho già letto, 12 euro. È il primo di una saga chiamata La Casa dei Demoni e le pagine sono 383. Mi è stato gentilmente inviato dalla Giunti e presto vedrete la recensione, anche se penso che verrà pubblicata prima la video recensione che ho inviato al canale delle Creature della Notte con il quale collaboro. Quindi lo vedrete prima lì e poi probabilmente, siccome mi piace comunque scriverle, vi scriverò la recensione nel blog. Parla di demoni, di un'accademia in cui ci sono questi apprendisti demoni, diciamo, che devono appunto allenarsi per contrastare delle altre creature chiamate Azura che vivono nel mondo sotterraneo. Questi mezzi demoni hanno ognuno un proprio potere. Nel caso della protagonista, che si chiama Thea, si tratta della manipolazione dei sogni, capace di indurre anche determinati sogni nella mente di chi vuole, di chi desidera. Diciamo che quello che sconvolgerà la vita di Thea è l'accoppiamento, e quindi con un partner che la affianchi durante le eventuali lotte, e mentre lei desidera ardentemente che sia la sua amica Serena, in realtà si trova ad avere come partner il nuovo arrivato, Damian, che è un ragazzo appunto con un grosso potenziale, molto forte, e di cui non si conosce assolutamente la sua storia. Per il resto dovrete ascoltare la video recensione. Il prossimo è sempre della Giunti, si chiama Hybrid. Di questo troverete già la recensione nel mio blog, ma non l'ho fatta io, l'ha fatta la mia collaboratrice Mara, al quale ho affidato una sezione. Infatti lei scrive recensioni sui film che vede, però ogni tanto gli ho chiesto il favore di poter recensire qualche libro in modo tale da poter sostenere un ritmo incalzante. Questo libro l'ha letto lì, la recensione, come ho detto, è già presente, quindi non dico altro, leggete la recensione e magari dite cosa ne pensate. I dati tecnici ci sono anche nella recensione, comunque ve li dico velocemente: 14,50 per pagine 411. Tra l'altro verrà anche indetto un giveaway, perché c'è questa copia che è in omaggio. Ultimi due, anche questo l'ho comprato, avevo dimenticato di dirlo, ed è un altro capitolo della saga di Lara Adrian, Il bacio ribelle, molto ma molto più consistente dei precedenti, 12 euro per, vediamo quante pagine, 437. Il protagonista è Sterling, chiamato, noto a tutti coloro che leggono la saga come me dal principio, come Harvard, e non l'ho ancora letto, nonostante io sia abbastanza puntuale e segua la Adrian con costanza. In questo caso non ho ancora letto questo capitolo, che credo sia l'ultimo, non ne sono propriamente certa, ma penso di sì. Tra l'altro ha anche scritto una nuova saga, e ovviamente c'è sempre il nemico Dragos da contrastare, e sicuramente il focus sarà concentrato sulla vita privata di Harvard. Quindi vedremo un po', ovviamente in brossura, e vediamo, magari ci illumina. Sì, credo che sia proprio l'ultimo. Ok, l'ultimo che ho comprato e ho già letto e presto recensirò, ma non ho ancora deciso se è in maniera scritta o con un video, è il nuovo libro di Barbara Baraldi, scrittrice di Scarlet. Infatti ha scritto ben due volumi di Scarlet, e presto vedremo sicuramente il capitolo conclusivo, ma lì ha iniziato questa nuova, credo, trilogia, non ricordo, il cui nome è Strikes. La copertina è meravigliosa, ha sempre questi toni abbastanza dark, e questo rosso intenso sia delle labbra che degli occhi, ed è stato un libro meraviglioso. Non vi dico niente, posso solo dirvi che la protagonista scopre di avere dei poteri
non voglio neanche dirvi di che natura, magari ve lo svelo nella recensione. E è stato, a parte aver ritrovato lo stile della Barbara Baraldi, è stato meraviglioso perché ha un modo veramente poetico, oscuro e trascinante di scrivere. E poi comunque l'argomento, anche se diciamo le figure fantasy sono veramente difficili da gestire perché bisogna sempre proporre qualcosa di nuovo, lì non è stata per niente scontata e ha dato via a questo nuovo mondo che io vi invito caldamente di visitare. Questo libro è edito Mondadori, copertina rigida, pagine 465 e all'interno ha, diciamo, in copertina il fiore che abbiamo visto sulla sovraccoperta, tra i capelli, insomma, della protagonista, e ha l'iscrizione sulla costa. Tutto qui. Io spero che, insomma, qualche libro abbia stuzzicato il vostro interesse e spero di poter recensirli presto e, insomma, poterveli riproporre. Gli ebook. Non ho la copertina, ve la metto subito in sovraimpressione. Sono istruzioni per l'odio di Simone Montella e Il mio cuore ti appartiene di Alessio Puleo, o Puleo, non so. Ho molto da leggere e spero insomma di riuscire. E fatemi sapere se qualcuno voi l'avete già letto, se qualcuno ha insomma stuzzicato il vostro interesse. Ci vediamo presto. Buona serata, buone letture, ciao!